Tadà. Solo 5 vite. Ciao Nightbot. E benvenuti a tutti i zero spettatori. Maledetto Twitch. È bello Dingo Dive. È molto divertente da usare. Certo, pure se non sbaglio il secondo livello di Dingo Dial, quello dove ci sono le zattere, quello lì è bello impestato, è bello impestato, vabbè, che a me non interessa fare il platino, quindi basta farci una partita e via. Dopo sinceramente non ci penso neanche minimamente proprio. Ok. Sì, pugno bello, bot. Suka. Fermo. E va bene, fai come vuoi. Sì, faccio come cazzo voglio, hai capito? No. È buco di papà. Io te lo dirò dopo se sarà complesso o meno, dato che devo ancora farlo. Pugno bot. Sì. Suka. Quante vite ho? Quante vite ho? Scusate se non leggo tutto, però diciamo siamo in situazioni dove la concentrazione è tutto senza controllo. Live powered by non le gomme, powered by Brooklyn. Chissà che succede se premo tutti i pulsanti insieme. Chissà cosa succede se premo tutti i pulsanti insieme. Porco maledetto. Ci sarà un modo per batterti. No, che mi dimentico. Poi c'ho il cerchio che non va. C'ho il tasto cerchio che non va. Cristoforo Colombo. E vabbè. Pure io stronzo che torno indietro, eh. E poi sarà un bel problema tagliare a fette questo video da dare in pasto a YouTube. Pugno bot! Do cazzo sei! No! Porca troia! Si può dire quella parola qua? E io la dico. È formata da due parole. Quella più avanti. Ho perfezionato il mio dirigibile. E dopo ovviamente usando il potere. Pioggia di missiloni letali. Mi fa ridere quando dice pioggia di missiloni letali. Mi fa leggermente ridere. Pugno bot Mark 2. Vieni qua, pugno bot Mark 2. Tu non mi fai paura. Perché va scatti? Ok. Mamma mia, non vedo che. Non vedo l'ora che arrivi novembre. Che do un calcio in culo. Sto DualShock 4. Come cazzo si chiama? Che davvero è uno dei controller che ho più odiato tra tutti. Ovviamente. Soprattutto per quanto riguarda la lucina che me lo fa scaricare ogni. Ogni 3x2. Quello è il motivo principale. Fermo. E va bene, fai come vuoi. Faccio come cazzo voglio. Progettate io stesso il missile antimarsupiale. Pugno bot. Arrivo. Ciappa.
Anzi, dopo devo vedere se mi si sta scaricando controller. Che non ci vuole neanche tanto che si sta scaricando. Sono stato io. E chi sarà mai stato? Imbecille! No! Almeno potevano evitare di mandare sti cazzo di missiloni. Chissà che succede se premo tutti i pulsanti insieme. E premili tutti! Subisci la furia di Cortex! Hop! E hop! Ok! Sì! Ce l'ho fatta al primo tentativo! La quarta volta! Maledetti Bandicoot! Dobbiamo per forza continuare questa giostra infinita? Dimmi, Crash, è questo che ci aspetta per sempre? Sapevo che non avresti portato a termine neanche questo semplice incarico. Gongola quanto vuoi, io mollo. Se hai bisogno sarò su un'isola tropicale, da solo. Meglio così. Vedi, non ho più bisogno della nostra alleanza. Ho trovato un nuovo partner e un nuovo piano. Quindi stavi tramando alle mie spalle? Ovviamente. Il generatore di Valky ha potenzialità che tu non riusciresti neanche a immaginare. Tu ti saresti accontentato di dominare il tempo e lo spazio, ma io voglio ricominciare da capo. Cancellare tutto. Voglio fare tabula rasa. Resetterò la linea temporale e la ricostruirò come voglio io. Diventerò un dio. Il che vuol dire che tu non esisterai. E neanche quelle maschere senza ceffa. O quei marsupiali in piccio. Io dovrei essere spazzato via da quel pavone pomposo. Voglio vedere come farà dopo che gli avrò ficcato quel diapason super. Ma non succederà se glielo impediamo. Sembra che abbiamo un nemico comune. Dopotutto forse c'è un modo per fermare questo ciclo infinito. Ok. Sì, Cortex! Finalmente siamo amici! I dinosauri! Ma è bellissima quella scenetta qua! Quella scenetta qua! Andiamo, Cortex! Ma mi segue! Dai, è caduto! La dimensione Eggipus! 88 milioni di anni prima di Crash Bandicoot! Ritorno al passato. Andiamo in questa nuova dimensione. E vedo già un corridoio del Giurassico, dove speriamo che non ci sia nessuno che ci corra dietro, perché altrimenti sono cacchi amari. Perché soprattutto nel Giurassico, 88 anni Crash Bandicoot prima erano molto incavolati. Non lo so quanti sono. Adesso, se mi sbaglio, ho fatto 25 livelli. Dovrebbe essere più di 100. Dopo non so se sono più di 100 perché contano anche quelli rifatti. Ah, ok. Certo. Poi, io che arrivo indietro nel tempo con sta skin. Ok. Permesso. Esattamente. Ci sta tutta, eh. Potevo mettere la skin da cavernicolo. Mi fa passare? Gentilmente. Grazie mille. Ah! Ho vissuto. Ma qua dopo bisognerebbe rifarlo con il potere. Perché col cacchio che io ce la faccio. Oh. Perché se non mi fanno passare sti cosi è un po' difficile. Ok, dopo ci sarà la possibilità di aiuto. Ok, di rifare i
i livelli coi poteri, allora ci potrebbe anche stare come situation. Voilà. Allora, saltino. Oddio. Ah, non posso fare i doppi salti. Quando sono... Ah! Perché non mi è stato su? Un pelo prima. Adesso devo rifare anche su tutte le vite. Giustamente. Op. Aspettiamo. Non mi è andato su. Ho battuto molto agevolmente Neocortex, ma proprio tipo al al secondo tentativo. E poi non mi va su prima. Poi siamo diventati amici con Neocortex, perché quel maledetto di Neotrophy si è tramato alle spalle a Cortex, più che altro. E adesso siamo amici dopo tante... Guarda che non va su! Figa! E prima l'ho fatto prima... Oh! Ma so coglione pure io! Sì, sì, proprio due morti, proprio in scioltezza. Non tener conto che adesso ho due vite perché l'ho perse tutte qua. Op. Comunque, se non ci credi... Se non ci credi, c'è la lives con tutte le prove del caso, che poi dopo andrò a tagliare i pezzi e si vedrà soltanto quando vinco, ecco. Non mi è andato sotto! Dio! E che cacchio! Sotto! Oh! Mo c'era il problema che dovevo farlo, mamma mia! Vaffanbagno! Ma tantissimo proprio, eh! Eh beh, io in matematica non sono mai stato bravo, quindi do a voi, diciamo, la... Di questo livello sono morto 10 volte, anche perché c'è il conteggio, mi sembra giusto di dire la verity. Sopra, salto... Sotto e vabbè, potevo anche far senza saltare. Se mettono casse sotto non ci penso neanche morto. Ok. Dammi un checkpoint. Che bella quella parte qua. Grazie mille cassa che esplodi, mi fai perdere la maschera. Bastarda. Oddio. Non ci avevo fatto caso che c'era la lavetta. Oh no. Ma sono bellini. Ringraziamo ancora Twitch che oggi è molto... No! È molto amichevole e non mi fa vedere quante persone che ci sono. Oh, bonus. Salve senza mani. Guarda, ho tirato tante di quelle interne proprio, eh. Tante di quelle madonne contro Neocortex. Che siamo andati contro il boss ed è stata una roba... Ma... Come a tempo? È stata una roba abnorme, davvero. No, sopra! Come faccio a tornare indietro? Benvenuto senza mana. Che meno male che nei bonus non si perdono le vite. Meno quello. Raccontaci un po' la tua esperienza con Crash Bandicoot. Ah, ma io posso romperle queste però. Non così, magari. Perché dovete sapere che anche i senza mani sta giocando a Crash Bandicoot e gli sta piacendo molto. Ma molto tanto. A 1, 2, 3, 4 e 5. E 1, e 2, e 3, e 4 e 5. Vabbè, ma se si spaccano, come io fare andare su? No, ditemelo.
Porca Eva. 1, 2, 3, 4 e 5. Purtroppo non posso romperle subito. 3, 4 e 5. Mi sparisce da sotto il culo. Ecco, appunto. Allora, sicuramente l'hanno fatto molto vaffanculo. 2, 3, 4. Molto bene, però è il più difficile di tutti. Senza ombra di dubbio è il più difficile, guarda. A che punto sei arrivato? Ah, l'hai trovata poi la gemma, quella che ti ho fatto vedere io? Quella verde? Quella dove c'erano i cosi dell'immondizia? 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Ne ho saltati due. Non c'ho neanche il coso del tempo. O ce l'ho? No, non ce l'ho. Comunque, se li trovi scontati, ti consiglio anche di prendere la remastered. Le remake. Salto così. Purtroppo. Non ho attivato i cosi bonus. Stavo scrollando con Spyro. Ma oddio, non mi sembra tanto da scrollare Spyro. Ho visto un paio di live così, ma... mi sembra abbastanza tranquillo come gioco. O sbaglio? O sto dicendo una cavolata perché non ci ho mai giocato? Vabbè. Ah, ok. Perché come gioco mi sembra abbastanza tranquillo. Oddio, eh. Hai preso quella rossa? C'è anche un'altra dopo. Poi ho perso tutte le vite. Stavo per scagliare la play contro il televisore. Ci poteva stare. Quindi prendevi anche la scusa di cambiarlo il televisore. Non lo so. Non l'ho mai giocato quello. Né quelli originali, proprio su PlayStation, né la remake. Ok, come ho fatto prima, saltiamo il bonus di merda. Ah, te lo tolgono il bonus, eh? Complimenti, complimenti. E la madonna. Te lo tolgono il bonus, che non lo puoi fare nel bonus. E beh... eh sì, la rompo proprio quella, eh. Ah! Al momento! Uno! No! Ah, ok. Anche perché stilisticamente sono vaffanculi i livelli. C'ho ancora 4 vite. Non ti dica quello che ho sputtanato con Cortex. Ah! Che adesso sono tipo tornato indietro nel tempo. E non ti spoilerò tanto la storia. No. Zanzara di merda. Non ci avevo fatto caso che c'era sto stronzo. Zanzara di merda. Sì, leggermente. Ma proprio leggermente. Fai conto che Cortex l'ho rifatto 3 volte. Non c'ho più il potere.
Come, tu dimmi come facevo andare a prendere quella là. Salto sotto sopra. Ah, piccolo avviso. La prossima live non l'ho fatta ieri sera perché tenevo male alla schiena e non ce la facevo sta sua sedia. Prossima live la farò domani pomeriggio, grazie a Vaffanbagno, grazie a Rain, il dio della pioggia, che mi darà la possibilità di farla. E se ce la faccio anche domani sera, caro senza mani, per quella roba là su Mortal Kombat. Perché questo ho fatto? Per quella roba là, Mortal Kombat, che ti avevo detto per stasera, ti mando un messaggio domani. E a massimo lo facciamo domani sera. Quella roba là delle torri del tempolo. Certo, ovviamente se mi è disponibile, ovviamente io ti faccio sapere dopo. Ci mancherebbe! Bene! Ricomincia il livello! Cazzo! È bellissimi, eh! Stupendi proprio! Ripizzimi proprio! Figa! No, è possibile! Perfetto! Ovviamente te lo mando un attimino prima il messaggio, non te lo mando tipo alle 9, guarda che non lo faccio. Te lo mando prima, qui almeno ti... ti faccio preparare psicologicamente per usare Barachino. Comunque con Crash Bandicoot ci si rivede domani verso le 13, ecco. Lì non c'è niente. Game over! Poi io credo di essere stato molto pirlo ad averla messa in modalità retro, che tutte le volte che muoio mi tocca ricominciare. Eh no, non ne vogliamo... mica è uscito oggi, Monkey? Se mi sbaglio è uscito oggi. Dovrebbe essere uscito l'aggiornamento. Ah, ripeto, eh. Tutti coloro che hanno la PlayStation 4, oggi è uscito il tanto aspettato aggiornamento dei trofei PlayStation 4. Hanno aggiornato anche altre cose, tipo per... come si... mamma mia, che numero. Per quanto riguarda i party, eccetera, eccetera. Una roba del genere, pesa 400 mega l'aggiornamento. Dato devo ancora vederli i nuovi trofei. Che sinceramente io non so sì, sì, è uscito oggi. Proprio oggi è uscito. Sinceramente non ci ho capito un cazzo della nuova roba dei trofei, però noi diciamo di sì. E siamo a posto, ecco. Bene! Hanno messo nuovi avatar. Tipo di God of War, Uncharted, vaffanculo. Sì, tanto pesa poco l'aggiornamento. Poco poco pesa. Buono. Hanno messo nuovi avatar. Nuove robe de coso. Per i party non ho capito bene, perché quella roba non mi interessa più di tanto. Mi pare sono cambiati anche un pochino i messaggi. E poi hanno implementato sta roba dei trofei. La seguo ancora, ma molto poco, per il semplice fatto che col fatto che non la fanno più su Sky vedo tutto in ritardo. Vedo tutto molto in ritardo. E quindi diciamo non riesco più a starci tanto dietro. Anche i pay per view non li guardo più in diretta, perché tanto... vabbè, che adesso come adesso non è che sia tanto di intrattenimento la WWE, per quanto mi riguarda. Quindi preferisco guardare con calma, in differita, quando ho tempo. No, ho detto senza mani che quando accendi la PlayStation c'è un aggiornamento da scaricare. C'è un aggiornamento importante che cambia un po' le robe del party vocale per quanto riguarda i messaggi e i vaffanculo di trofei. Hanno cambiato tipo
la tipologia di sblocco. No, i livelli, se mi sbaglio, hanno cambiato. Poca roba, ecco, infatti pesa soltanto 400 mega. Non pesa più di tanto. Sì, sì, ci sono le nazionali, eh. Sì, 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 ricominciano sabato. Certo. Ah, ok, perfetto, perfetto. Oh, sei già a posto. Ho visto la lista dei giocatori che sono... Beh, vaffanculo, cade pure la foglia. Ho visto la lista dei giocatori che sono tipo ammalati a casa che non posso giocare. Cioè, potrebbero tranquillamente bloccare ancora tutto, che tanto. Non ha tanto senso giocare comunque questo punto, questo pezzo. Anche perché mi sa che tra un po' chiuderanno ancora tutto, perché grazie ai coglioni che quest'estate hanno fatto quel cacchio che volevano. Diciamo che quello lì me lo giocherò per i conti miei, Mario, la collection di Mario, perché davvero Mario 64, giuro, io non credevo fosse così impestato. Una roba abnorme quel gioco lì. È davvero stato una roba abnorme. Cioè, ho ancora gli incubi per la telecamera di Super Mario 64. Non è vero che mi ha preso. Cioè, è un bellissimo gioco, però davvero, mamma mia. Boh. Ok. Ma ho sentito un pterodattilo? Cosa sono sti rumori? Ma dammi il checkpoint. La telecamera l'hanno fatta quelli dei Dark Souls. Perché è davvero una roba incredibile la telecamera di quel gioco. E si fa pure i selfie. Ciao tirannosaurino! Però sono morto solo 6 volte. Bella la skin da triceratopo.